Per Cuore Giallo-Blu abbiamo il capitano Marco Evangelisti, la fine di una partita pazzesca. Dopo un tempo supplementare Torino vince 82-79, un palazzetto che più pieno non si può, le sensazioni a caldo del capitano. Ma guarda, da un punto di vista coreografico è stato veramente devastante, perché il palazzetto era pieno, la partita più bella di così non si poteva, più tirata di così, bella diciamo non è stata, però alla fine l'abbiamo portata a casa e l'importante è sempre quello. Torino recupera un po' di personaggi, finalmente gioca quasi con la squadra a posto, manca soltanto Zanotti, risposta piena e buona e grintosa da parte di tutti. Brescia una squadra che non ha bisogno di presentazioni, un Giddens strepitoso direi. Cosa ne pensi di questo pareggio all'ultimo secondo in schiacciata volante? Sappiamo che c'ha quelle cose, forse potevo fare io di più qualcosa, però onestamente lassù non ci arrivavo, era dura, però potevo far sicuramente meglio. Comunque al di là di Giddens, loro sono una grande squadra, hanno grandi giocatori e ce li ritroveremo fino alla fine a lottare per vincere. Possiamo dire che Torino al completo adesso è una squadra che può giocare senza scaramanzia davvero per i primi posti, senza dire dove, però siamo noi, la sensazione da fuori è che la squadra sia molto forte, molto equilibrata, che il pubblico voglia bene a questa squadra, che Evangelisti ci stia di brutto in questo campionato, inizia penso, credo, la tua stagione migliore dal punto di vista della concentrazione, della produttività offensiva, non manca niente, te la senti sulla pelle questa squadra? Ma io sicuramente cerco di dare tutto quello che so fare. E niente, io sono convinto che questa squadra potrà fare molto bene. Non aggiungo altro perché non voglio raggiungere conclusioni, però sono sicuro che se lavoriamo come stiamo facendo, recuperiamo tutti al 100%, siamo anche noi una squadra da vertice. C'è un primo traguardo, credo, raggiunto, non ho visto i risultati degli altri, non mi sbilancio, le finali di Coppa Italia a Rimini. È una piccola già importante soddisfazione, un piccolo traguardo concretizzato? Ma sicuramente siamo arrivati secondi e questo ti fa capire che, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto all'inizio, ricordo che abbiamo giocato 10 partite praticamente mai con tutti a posto. E niente, faremo anche la Coppa Italia e saltando il primo turno già ti risparmi una partita e poi a fine anno sulle gambe la senti. Faccio una domanda un po' tecnica, secondo te paradossalmente con l'ingresso, diciamo, degli americani, questo inserimento ha creato un inizio di crisi di rigetto, nel senso una nuova costruzione di chimiche di questa squadra, quindi alla fine avremo bisogno ancora un pochino di tempo per vedere Torino al 100% oppure no? Ma io sicuramente quando metti dei giocatori dentro nuovi, un po' di periodo per stabilizzare tutto l'equilibrio di gioco ci vuole, però io vi garantisco che tutti e due gli americani che abbiamo sono intelligentissimi e sono completamente a disposizione nostra, quindi sono veramente ragazzi umili che lavorano sodo, ce la stanno mettendo tutta per coinvolgersi da soli e per coinvolgere noi, e saranno un'arma in più perché sono due grandi giocatori. Non approfittiamo più della pazienza di Marco Evangelisti, capitano, da parte mia, di Cuore Giallo-Blu, di tutti gli auguri di una splendida stagione, ovviamente di un buon anno. Se vuoi salutare gli amici di Cuore Giallo-Blu sono tutti per te. Io vi saluto tutti e vi faccio buon anno. Ciao Marco.